E là, e l'ha picchiato, l'ha torturato, l'ha sputato e ha rotto i capelli e ora siamo dietro alla chiostura, vediamo che fa la polizia. Una ragazzina di appena 11 anni è stata accerchiata e picchiata violentemente da altri ragazzini più o meno sui 13-14 anni. È successo qui dove ci troviamo in questo momento, nella zona del parcheggio della Cadorna ad Arezzo. La bambina è proprio scioccata. Ma perché? A parlare sono i genitori della ragazzina che sabato scorso nell'area del parcheggio Cadorna ad Arezzo è stata accerchiata e picchiata violentemente da un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Dopo ore al pronto soccorso la bambina è stata dimessa, i genitori hanno sporto denuncia alla polizia sul caso, indaga la squadra mobile di Arezzo diretta da Sergio Leo. Tutto sarebbe nato da una serie di messaggi che la undicenne si sarebbe scambiata con altri coetanei e alcuni ragazzi di poco più grandi. All'arrivo nella zona del parcheggio la vittima è stata accerchiata da una ventina di ragazzi, un vero e proprio branco, così lo avrebbe definito nel racconto agli inquirenti. Una centura per picchiarla mentre che gli stavano addosso calci e pugni da tutte le parti. L'ha salvata, che era vestita a peso. In tre sarebbero già state identificate, si tratterebbe di tre ragazze tra i 13 e i 14 anni. I bambini devono pagare tutti. L'hanno picchiato, le ha tirato i capelli in quel modo, una cosa mai vista in vita mia, non succede al mondo una cosa così. Non li fermiamo, succede anche domani, dopodomani e non...